Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture che ho fatto a settembre. Di alcune letture appunto di settembre ve ne avevo già parlato nel nell'ultimo wrap up, però a settembre ho letto tantissimi libri. In realtà è accaduto tutto ciò perché ho ascoltato un sacco di audiolibri, perché altrimenti non avrei letto praticamente nulla. Invece gli audiolibri ho scoperto che mi aiutano tanto, perché in momenti dove magari uno non ha il tempo pratico per leggere, con gli audiolibri questo è possibile. Infatti di solito li ho ascoltati in macchina, mentre magari facevo le faccende in casa, quindi ecco, è solo per questo che in questo video vedrete tanti libri. Come al solito, nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi cito in questo video, sono link affiliati ad Amazon. Vi ricordo inoltre, se vi va, di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento, eccetera eccetera. Allora, parto subito perché altrimenti facciamo nozze. Cerco di essere molto concisa e molto veloce. Comunque su Instagram sono sempre molto attiva, trovate le recensioni un pochino magari più approfondite di tutti i vari libri e trovate il link di Instagram giù nell'info box. Comunque, il primo libro di cui voglio parlarvi è Vita Nostra. Questo è il primo di una trilogia, è uscito da poco il secondo libro ed è considerato, catalogato come libro fantasy, anche se secondo me è un libro un po' particolare. La nostra Sashka, durante le vacanze estive, viene avvicinata da un uomo strano, misterioso. Quest'uomo le dice di fare delle cose particolari, strane, assurde, come ad esempio fare il bagno nuda a mezzanotte ogni notte per una settimana, o correre alla stessa ora tutti i giorni per tipo un anno e poi dopo la corsa nel parco fare la pipì in un cespuglio. Ogni volta che lei fa queste cose vomita delle monete. Quindi cioè, già si parte con l'assurdità della storia. Sashka, dopo aver fatto queste prove, che fa perché si sente quasi minacciata, si sente in dovere di fare queste prove perché altrimenti accade qualcosa di brutto, quindi lei è quasi costretta a fare queste prove, dopo averle terminate, praticamente viene accettata a questa accademia delle tecniche speciali, che non è la classica accademia magica, scuola magica alla Harry Potter, ma è proprio un'accademia di tecniche speciali, perché la magia di questo libro è una cosa molto originale, molto strana, e non mi sento neanche di dire che il termine magia è corretto, perché è più una roba tecnica, è una cosa che non si capisce molto bene. Ho dei pareri discordanti su questo libro. Allora, intanto, secondo me, se non avessi ascoltato l'audiolibro, probabilmente l'avrei abbandonato, perché a tratti è noioso e pesante per quanto mi riguarda. Gli studenti di questa scuola, compresa la nostra protagonista, sono lì e non sanno perché, non sanno perché sono stati scelti loro, non sanno perché sono obbligati a fare ogni giorno degli esercizi, non sanno a cosa servono questi esercizi, non sanno niente, e il lettore pure. Quindi durante la lettura te ti fai un sacco di domande e poi quando arrivi quasi alla fine capisci che queste domande non avranno risposta. Che da un lato va bene perché comunque è il primo di una trilogia, dall'altro insomma, quando secondo me ci troviamo di fronte a un libro tanto particolare, a una storia con tanti elementi strani, bizzarri, inspiegabili, poi secondo me è difficile far quadrare tutto, dare delle risposte a tutto e trovare un finale che sia all'altezza della storia che hai raccontato fino adesso. Io non so se questo libro è un libro geniale o appunto una supercazzola che non porta a niente. Io mi ricordo che ai tempi, quando uscì la serie TV Lost, io ero innamoratissima di quella serie TV e
quella serie TV aveva tanti elementi strani, particolari, tante domande che ti facevi che non trovavano risposte, tante cose bizzarre, e poi alla fine, quando te crei una cosa così particolare, poi è difficile creare un buon finale. Infatti in Lost è stata una cagata questo finale, che non ha risposto alle domande, che non ha soddisfatto appieno, e secondo me succederà lo stesso con questa trilogia. Quindi per il momento non mi sento di andare avanti, perché è stata una lettura molto impegnativa, è una storia che, a cui va prestata attenzione, e mi ha sfiancata, devo essere sincera. Mi sentivo un po' come la protagonista del libro quando provava gli esercizi e non riusciva a capire il perché, non riusciva a memorizzare le cose, ecco, mi sentivo come lei, quindi non so se mi è piaciuto oppure no, non l'ho capito. Una lettura che invece ho apprezzato molto è Vendesi casa infestata di Grady Hendrix. Questo è un autore che a me piace moltissimo, è un autore di romanzi horror a cui però mischia sempre dell'umorismo, della satira, e parla un po' di problemi sociali. In questo libro noi seguiamo Louise, che perde improvvisamente i genitori, un incidente appunto improvviso e anche misterioso, e si ritrova con il fratello, con cui ha un rapporto disfunzionale, a dover gestire la casa dei genitori, a doverla vendere, sistemare, eccetera. E la madre era una patita di burattini e marionette, andava nelle chiese a fare questi spettacoli, e ovviamente, come si può intuire dal titolo e dalla copertina, succederà qualcosa, e vi assicuro che non guarderete più le marionette con gli stessi occhi. Allora, è un libro che si legge molto velocemente, la scrittura di quest'autore è super scorrevole, è un autore che a me piace perché riesce a creare sempre delle belle ambientazioni e soprattutto riesce a descrivere molto bene i personaggi e i rapporti che hanno i personaggi. Infatti qua mi è piaciuto molto il rapporto, come l'autore ha descritto il rapporto tra i nostri due protagonisti. È una storia che non è una storia splatter, ma alcune scene splatter ci sono. È una storia che si legge tutta ad un fiato. Sicuramente l'elemento casa infestata non è niente di originale, però come scrive quest'autore è un altro discorso. Lui riesce a rendere qualsiasi cosa, per quanto mi riguarda, interessante. Questo libro lo è stato. Un libro che, appunto, questo l'ho ascoltato, non ce l'ho fisicamente, è Miss Dicembre e il Clan di Luna di Antonia Murgo. È un libro appunto per ragazzi, è un libro che ha vinto il premio Strega Ragazzi nel 2022 come miglior libro di esordio, e effettivamente sono d'accordo con questo premio che ha vinto, perché è veramente un buonissimo libro. La nostra protagonista è Miss Dicembre, che è in cerca di un lavoro. Tutte le sue esperienze lavorative però finiscono sempre molto presto, risponde a un annuncio per fare la bambinaia e scopre che il proprietario appunto della casa, l'autore dell'annuncio, è l'uomo nero, e che dovrà fare da bambinaia al figlio appunto dell'uomo nero, un bambino appunto di nome Corvin, un bambino un po' pestifero, ecco, diciamo così. E una notte, mentre appunto è insieme al bambino, entra una banda armata in casa e succedono varie cose. È un romanzo, per quanto mi riguarda, ovviamente adatto a bambini, ma anche adatto agli adulti. Mi è piaciuta molto la scrittura, mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione, queste atmosfere molto autunnali, quindi adatte appunto per questo periodo dell'anno. È un ottimo libro da leggere appunto per Halloween e da far leggere anche ai bambini per Halloween, perché comunque non è un libro pauroso, è semplicemente un libro che ha queste ambientazioni che stanno molto bene con questa stagione. E mi è piaciuto moltissimo anche la nostra protagonista con questi cappellini strani e bizzarri. Questo è un viaggio
misterioso che fa riflettere il lettore sull'importanza della paura, soprattutto da bambini. Una storia appunto anche divertente, i personaggi mi sono piaciuti tutti, sono ben costruiti ed è una storia appunto che consiglio sia ai grandi che ai piccini. Altra storia molto particolare che ho ascoltato è Azot Express, un libro di Elia Anzaloni, edito della Edizioni. È un libro che avevo da tantissimo in wishlist, è un giallo fantasy che prende ispirazione da Assassinio sull'Oriental Express di Agatha Christie. Il nostro protagonista, il professor Wolfman, viene invitato ad una traversata notturna su questo Azot Express ed è un treno appunto misterioso. Ed è impossibile avere delle informazioni appunto su questo treno, su questa tratta, eccetera. E il nostro professore appunto è un accademico di prestigio che è affetto da una bizzarra licantropia e che ha una pipa a bolle che produce delle bolle di sapone, una cosa assurda e bizzarra. A bordo di questo treno fa conoscenza di altri ospiti, anch'essi misteriosi e bizzarri, e anche loro all'oscuro della situazione. Tra gli ospiti abbiamo Mercedes, che è una famosa attrice televisiva, abbiamo gli aristocratici Ravencroft, sto leggendo perché tutti i nomi non me li ricordo mai, abbiamo una famiglia in lutto, un po' inquietante, e Lyra, una giovane esploratrice con una grande conoscenza degli abissi, poi abbiamo Zon, un signore che non sembra volersi staccare mai dalla sua macchina da scrivere, Maddox, un pittoresco croupier di Las Vegas, e infine i signori Young che trasportano un misterioso carico. Il proprietario della compagnia spiegherà ai nostri passeggeri che stanno per prendere parte a un gioco e se scopriranno dov'è diretto il treno, ciascuno riceverà un premio di immenso valore. Quindi questa è un po' la storia. È un viaggio ovviamente ricco, ricchissimo di enigmi, come appunto i classici gialli, ed è una storia che, per quanto mi riguarda, è molto originale, ricca di strambi personaggi che appunto durante la storia prenderanno sempre più cose, sempre più informazioni e noi insieme a loro. È appunto un fantasy ironico, sicuramente fuori dalle righe, riesce ad abbracciare molto bene gli stereotipi del giallo investigativo. Altra cosa che mi è piaciuta molto è il finale, che secondo me è sorprendente, non mi aspettavo, appunto riesce a colpire. È un romanzo breve che si legge in pochissimo tempo, 250 pagine circa. Forse avrei preferito che fosse stata un po' più approfondita la parte investigativa, però comunque nel complesso è un libro che a me è piaciuto, mi ha fatto divertire, scorrevolissimo e che vi consiglio. Sempre della stessa casa editrice ho letto Lili e il Vagabondo di Natascia Lucchini. Voglio fare una precisazione su questo libro prima di iniziare con la trama e la recensione. Questo libro sui vari siti, come ad esempio IBS, Feltrinelli, eccetera, viene indicato come libro fantasy. Non è assolutamente un libro fantasy, ve lo voglio specificare. È un libro, è un romance e si può capire benissimo dalla trama, però comunque ci tengo a fare questa precisazione. Allora, la nostra protagonista è Lillian e è nata e cresciuta a Towsend, che è una cittadina molto piccola del Tennessee. Assieme a sua madre Barbara gestisce un negozio di seconda mano, il second hand, e è abituata a vedere sempre le stesse persone e sogna un po' di esplorare il mondo al di fuori di quella cittadina. Un giorno entra nel suo negozio Mija,
con suo figlio, appunto uno straniero, un ex illusionista ucraino che è tornato in questa cittadina per affrontare un po' dei demoni del suo passato, mettere a posto alcune cose. Lilian e sua madre accolgono il nuovo arrivato in modo molto caloroso, infatti poi ovviamente per essere un romance ci sarà poi una storia d'amore. Comunque il resto invece della città non accoglie molto bene questo nuovo arrivato. Qui infatti si parla molto di razzismo, di pregiudizi, della paura del diverso e di quanto possono essere cattive le persone, quanto possono essere di mentalità chiusa e ci fa anche capire che non sempre la persona diversa, la persona straniera, la persona che non conosciamo è il male, ma anzi spesso a volte le persone più cattive che commettono anche gesti brutti siano proprio quelle accettate dalla società, accettate dal nostro cerchio di persone che fanno parte appunto della vita della zona da sempre. È un libro molto profondo, è un libro che suscita varie emozioni, fa appunto commuovere, fa emozionare, fa anche parecchio arrabbiare. Mi è piaciuto molto questo aspetto, l'autrice riesce a trattare molto bene temi importanti come, ripeto, il razzismo, la paura del diverso e anche la violenza, soprattutto sulle donne. Quindi complimenti all'autrice, è un libro che non mi aspettavo mi piacesse così tanto, ve lo straconsiglio, si legge velocemente. Tra l'altro ho visto che su Amazon, se vi interessa, non so se è ancora, però a regola sì, comunque il libro dovrebbe essere scontato del 70% e quindi costa 4,12 euro. Per questo prezzo veramente non ve lo fate scappare, 395 pagine che si divorano con una facilità incredibile e non è, la cosa che mi è piaciuta è che non è il classico romanzo rosa frivolo, ma è un qualcosa di più, è un romanzo più profondo e appunto un romanzo che fa riflettere. Mi è piaciuto tantissimo. Altro libro letto è L'Alchimista, un libro famosissimo, non credo che abbia bisogno delle mie presentazioni. Questo libro era nella mia libreria da 10 anni minimo. Era un libro che mi era stato regalato e alla fine l'ho letto. La scrittura è molto semplice, molto scorrevole, è un libro che si legge velocemente. Il nostro protagonista è un giovanissimo pastore andaluso che decide di intraprendere un viaggio per realizzare la propria leggenda personale. Questo viaggio lo condurrà alle piramidi d'Egitto, dove appunto lo aspetta un tesoro. È un libro che ci fa pensare sul fatto che nelle nostre mani noi abbiamo la soluzione per realizzare la nostra leggenda personale, che se appunto siamo disposti a realizzarla, l'universo ci darà una mano. Ecco, è un libro, allora, che non mi ha convinta al 100%, non mi è piaciuto al 100%, ma do la colpa a me, nel senso io so che questo libro non rientra nella mia comfort zone per niente, è un libro che io non avrei acquistato perché è molto diverso da quello che io leggo di solito. Qua siamo di fronte a un libro che parla di meditazione, di spiritualità, ha un libro appunto molto diverso e per questo motivo non sono riuscita ad apprezzarlo al 100%. Un libro invece che mi è piaciuto moltissimo è I baffi di Carrère, edito appunto ad Elfi, è un romanzino di 150 pagine che si legge molto velocemente. Il nostro protagonista è un uomo che per capriccio, per fare uno scherzo alla moglie e ai suoi amici, si taglia i baffi. Lui infatti il suo tratto distintivo erano questi baffi che ha portato per tutta la vita, quindi decide un giorno: me li taglio senza dire niente a nessuno e voglio vedere la reazione di mia moglie e dei miei amici, dei miei colleghi di lavoro, eccetera. Quindi si taglia questi baffi
Ma nessuno se ne accorge, nessuno nota la differenza, e quando a un certo punto chiede spiegazioni alla moglie e agli amici, rispondono: no, ma guarda, baffi, tu non li hai mai avuti. Quindi capite che è un romanzo strano, bizzarro, molto particolare. È un romanzo che accompagna il lettore in questo viaggio di questo appunto nostro protagonista, che all'inizio crede che la moglie lo stia prendendo in giro e gli amici anche, si siano tutti messi d'accordo per fare uno scherzo. Poi inizia a pensare che la moglie è pazza, poi inizia a pensare che forse il pazzo è lui. E noi andiamo dietro a questa persona e assistiamo allo sgretolarsi della sua identità. Un viaggio che durante la lettura, una storia che mano a mano che si va avanti appunto con la lettura, diventa sempre più grottesca, angosciante, ha poi a un certo punto dei tratti un po' a tratti disturbante, ha un finale assurdo proprio. Ok. Un romanzo che sicuramente riesce a colpire, è il primo libro che leggo dell'autore, sicuramente leggerò altro, è un libro perfetto se si ha poco tempo, perché appunto si legge velocemente, scorrevolissimo, una storia veramente, se cercate qualcosa di particolare, questo è particolarissimo. Altro libro letto è Bringer di Giuliano Scavuzzo, è edito La Corte Editore, è un bel librone di 460 pagine più o meno, un bel distopico, un po' anche qua un po' diverso dai soliti distopici. Siamo nel 2081 e il pianeta è stato devastato da un cataclisma causato dall'inquinamento. I Bringer, grazie alla loro straordinaria capacità di ricevere doni dalle vite precedenti, hanno sventato l'apocalisse. Sono loro a governare il mondo ora, sfruttando lo mnemonium, un potente materiale proveniente da un asteroide che permette di abbassare le temperature e rendere l'aria respirabile. Efi vive nella città di cristallo, circondata da bianche mura alte centinaia di metri. Anche lei vorrebbe essere una Bringer, ma alla soglia del suo 20° compleanno non ha mai sperimentato un Bringpack delle esistenze passate. E se ciò non dovesse accadere, verrà esiliata nel mondo dei fermi. Mossa dal desiderio di scoprire il mistero della sua identità, Efi, insieme a Garth e Lake, intraprenderà un viaggio pericoloso e incredibile. In fuga verso la foresta dei grandi alberi, dimora dei ribelli outcast, scoprirà la sua vera natura e soprattutto che il mondo che la circonda nasconde terribili segreti. È un libro che mi è piaciuto molto e mi è piaciuto anche il focus sul cambiamento climatico, quindi delle tematiche, diciamo, abbastanza attuali, direi. È un viaggio di crescita, ma è anche appunto un libro che fa riflettere, appunto proprio per queste tematiche molto attuali. Nonostante la mole delle pagine, l'autore riesce a tenere incollato il lettore alle pagine fino alla fine. Io non ho avuto problemi, è un libro molto scorrevole, è vero che mi sono aiutata anche ascoltandolo con l'audiolibro, però la storia era molto interessante e sono riuscita a entrarci proprio dentro, quindi me lo sono proprio bevuto. Altra cosa che mi è piaciuta è il fatto di trovare dei personaggi con una sessualità fluida. Questi personaggi sono anche trattati molto bene, questa sessualità fluida appunto è trattata molto bene, quindi è anche una lettura che consiglio agli amanti dei libri con tematiche LGBT, anche se non è proprio il focus del libro, però ci sta. Altra cosa che ho amato è trovare un'ambientazione futuristica in cui però il lettore si possa rispecchiare. Non è una realtà futuristica molto distante dalla nostra, completamente inventata, e quindi è una cosa che può far apprezzare ancora di più una storia del genere. Infatti, questo libro è una metafora di ciò che sta accadendo alla Terra, nel nostro mondo. È una trama accattivante, è una trama coinvolgente che è riuscita appunto a catturare la mia curiosità. Forse il finale non mi ha soddisfatto al 100%, ma comunque è una lettura che mi è piaciuta e che vi consiglio.
Sempre della stessa casa editrice ho letto la trilogia Twizel, composta da il primo volume L'altra parte e il secondo che si chiama Reverso, scritto da Francesca Caldiani. Tra l'altro adesso la Corte Editore ha pubblicato un volume dalla copertina meravigliosa che contiene entrambi i due volumi, quindi un libro molto comodo. Siamo a Twizel in Nuova Zelanda e vi leggo la trama. Tutti si conoscono sin dalla nascita. Per Carly Brooks, 16 anni, il villaggio rappresenta l'inferno in cui è costretta a vivere, vittima di bullismo dei compagni. Eppure è un segreto. La sua migliore amica è stata Lauren Brydon, ragazza molto popolare, morta misteriosamente 2 anni prima in un incidente sul lago Pukaki. Da allora Carly progetta di risolvere il mistero, ma per farlo è costretta a coinvolgere il fratello gemello di Lauren, Bentley, e Oliver Riley, da sempre suo carnefice. In cerca della verità, porta i 3 ragazzi sulle sponde del lago dove tutto è cominciato, che farà loro scoprire che dietro a quelle acque cristalline è nascosta un'altra dimensione, un'altra Twizel. Scopriranno inoltre che la loro vita non è quella che ricordano, che la loro memoria è stata in realtà inculcata da qualcun altro e che ci sono più segreti di quanti ne avrebbero mai immaginati. Allora, questi sono... È una trilogia young adult che non riesco a inserire in un unico genere. È una lettura, secondo me, a tratti fantasy, a tratti di fantascienza e a tratti distopica. Mi sono piaciuti molto questi 2 volumi, li ho letti di seguito. Sono intanto molto scorrevoli. La scrittura dell'autrice è semplice ma non banale. Mi sono piaciuti moltissimo i personaggi, soprattutto Carly, un personaggio che ho trovato molto dolce e che mi ha conquistata. Mi è piaciuto anche come l'autrice ha trattato il tema del bullismo. È un libro che appunto mi ha fatto provare varie emozioni, soprattutto di rabbia, nei momenti appunto in cui Carly era bullizzata da questi stronzetti. È un libro molto adatto agli adolescenti, ma anche agli adulti. Se siete abituati a leggere appunto libri young adult, io questi ve li consiglio. La storia è... accattivante, è misteriosa, coinvolgente, è una storia che ho trovato originale e particolare. Mi sarebbe piaciuto che l'autrice approfondisse alcuni aspetti, però comunque sono 2 libri che mi sono piaciuti e che vi consiglio. Altro libro letto e piaciuto, La canzone di Achille, il primo libro che leggo dell'autrice, anche questo in libreria da molto tempo, mi sono decisa a leggerlo e devo dire che ho fatto benissimo. La scrittura dell'autrice mi è piaciuta molto, fresca, molto scorrevole, coinvolgente, e infatti subito dopo questo ho letto anche Circe. Qua appunto si racconta la storia d'amore tra Achille e Patroclo. È una storia raccontata in prima persona dal punto di vista appunto di Patroclo. Mi sono piaciuti moltissimo i personaggi e mi è piaciuto come l'autrice è riuscita a rendere degli eroi della mitologia greca molto più umani, molto più veri, molto più vicini a noi, e questo appunto permette anche di empatizzare molto di più con i 2 protagonisti. Qua seguiamo appunto Achille e Patroclo da quando sono dei ragazzini e si incontrano per la prima volta fino alla guerra di Troia, quindi seguiamo proprio l'evoluzione del loro amore. È una storia LGBT raccontata molto molto bene, una storia che anche qua riesce a coinvolgere, riesce a travolgere, ed è una storia d'amore molto dolce. Vi consiglio quest'autrice se siete amanti della mitologia greca, perché appunto è una scrittura adatta a chiunque, è un libro consigliatissimo. L'altro libro appunto è Circe. Questo devo dire mi è piaciuto di più della canzone di Achille. Intanto ho trovato la scrittura molto più matura, rimanendo comunque
non pomposa, ecco, rimanendo comunque una scrittura scorrevole e semplice. Viene raccontata la storia di Circe dalla sua infanzia e sempre in prima persona, ma questa volta dal punto di vista appunto di Circe, che è la nostra protagonista, una donna molto forte, una donna che è sempre alla ricerca dell'umanità. Personaggio che mi è piaciuta moltissimo, che mi ha coinvolta, una storia che ha un finale che non mi aspettavo, e che mi è piaciuto, un finale appunto diverso e che ho apprezzato, anche questo super super consigliatissimo. Un libro che ho acquistato, devo essere sincera, per la copertina e che poi è riuscito a colpirmi molto è Storie di mezzanotte da leggere in bagno di Erika Leonangeli. Ha scritto altre due raccolte di racconti che voglio leggere, questa è intanto la prima che ho acquistato, sono dei racconti weird, di black humor, che appunto l'autrice consiglia di leggere durante appunto quelle notti in cui non si riesce a dormire. Per quanto mi riguarda è una lettura perfetta per la notte di Halloween, è molto strano per me che una raccolta di racconti riesca a colpirmi in modo particolare, perché io di solito non amo le raccolte di racconti, in questo caso devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita. E il fotografo è il racconto che mi è piaciuto di più, ma in realtà un po' tutto. Mi sono piaciuti, sono dei racconti appunto weird, sono dei racconti bizzarri, sono dei racconti a tratti macabri, horror, sono dei racconti veramente molto particolari e anche con un tocco di black humor. Mi sono piaciuti tantissimo, sono dei racconti che uno tira l'altro e poi li leggete tutti d'un fiato. Assolutamente una raccolta di racconti super consigliata. Bravissima l'autrice e bellissima la copertina. Altro libro letto è A casa prima di sera. È un libro, anche qua, tema casa infestata. La nostra protagonista è Maggie, che è abituata alle domande del tipo com'era vivere in quella casa, perché appunto suo padre ha scritto un libro raccontando la loro esperienza Banbury Hall, che è appunto una tenuta che era di loro proprietà, in cui appunto questa famiglia ha vissuto per 20 giorni e poi è dovuta scappare improvvisamente nella notte. Suo padre appunto ha scritto un libro narrando queste vicende di fantasmi e di cose accadute a questa villa e è diventato un libro molto famoso. Il padre a un certo punto muore e la nostra protagonista si ritrova a tornare in questa casa per sistemare le cose e poi venderla. La nostra protagonista non ha ricordi di quello che di questi 20 giorni passati in questa casa. Il racconto viaggia su due archi temporali diversi. Seguiamo la protagonista in questa casa dove iniziano a succedere cose strane mentre cerca di ristrutturarla e poi seguiamo le vicende scritte dal padre che raccontano quello che era accaduto anni prima, sempre nella stessa casa. È un libro che si legge tutto d'un fiato, è un libro che mette un po' di ansietta, un libro che a me è piaciuto moltissimo, che ha dei risvolti che non mi aspettavo e che cambiano un po' le carte in tavola. Mi è piaciuto molto il finale, mi sono piaciuti questi, ci sono tanti colpi di scena appunto che non mi aspettavo, io credevo di trovarmi di fronte a una cosa, in realtà era un'altra, e questo è quello che mi è piaciuto del libro. Scrittura scorrevolissima, consigliatissimo, soprattutto, inutile a dirlo, in questo periodo dell'anno. L'ultimo libro di cui voglio parlarvi è Shantaram, scritto da Gregory David Roberts, edito Neri Pozza. Questo libro mi era stato consigliato da Tatiana, che saluto. È un bel mattone di 1200 pagine. Io ho visto la serie TV perché c'è il mio attore preferito, è il mio sogno erotico, e devo dire che è una serie TV che mi è piaciuta un sacco. Peccato però che c'è solo la prima stagione, poi l'hanno interrotta, e il libro mi è piaciuto tantissimo. C'è anche un secondo volume che continua appunto la nostra storia, però
Questo libro comunque è un autoconclusivo, è un libro che nonostante le pagine si divora, è coinvolgente, è emozionante, è la storia dell'autore che ovviamente l'ha un po' romanzata, però è la storia vera di quest'uomo appunto che ha problemi di droga, fa delle rapine mano armata e viene appunto arrestato in Australia, scappa dalla prigione e va in India, a Bombay, e inizia a abitare nelle slum di Bombay, facendo il dottore, curando un po' le persone di questa slum, anche se in realtà lui non è un dottore. Ci sono tante storie dentro questo libro, è una storia, è un libro che racconta di tante vite di queste persone in India, tante appunto storie che si intrecciano per quanto mi riguarda, io l'ho vissuta un po' così questa lettura, accadono tante cose, i personaggi sono tanti, sono tutti ben caratterizzati e la cosa più bella sono appunto i personaggi che riescono a catturare il cuore di chi legge per un motivo o per un altro e a un libro che commuove, a un libro che pensare alla vita di queste persone nelle baraccopoli in India, ma nonostante racconti dei temi pesanti, la scrittura mi è piaciuta un sacco perché comunque è anche un libro divertente. Io ho riso tantissimo. Ci sono delle battute tra il protagonista e altri personaggi che mi hanno veramente fatto pisciare addosso dalle risate. Quindi, nonostante sia un libro grosso, nonostante i temi trattati siano molto importanti, molto impegnativi, il tutto viene anche un po' smorzato dalla scrittura dell'autore. Un libro consigliatissimo, sicuramente leggerò anche il secondo, non adesso, il secondo non so di quante pagine sia, ho l'idea che sia un bel mattone anche quello, quindi non adesso, più avanti, ma sicuramente continuerò la storia di questo nostro protagonista. Spero di non avervi annoiato con le mie parole, comunque il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!